Stasera abbiamo pensato di organizzare una degustazione di pizze e un piatto che c'è dalla cucina abbinato agli oli. Motivo semplice, cerchiamo di avvicinare le persone all'utilizzo dell'olio di qualità, che a volte si pensa che si compra l'olio di qualità, però poi in realtà, quindi cerchiamo di iniziare questo percorso di avvicinamento delle persone, almeno dei nostri clienti, all'utilizzo di oli un pochettino di qualità superiore. Il menù della serata? Il menù della serata prevede una crema di patate con baccalà che verrà poi servito con due oli differenti per far capire anche la differenza di sapori fra un olio un pochettino più intenso di sapore e un olio meno intenso di sapore. Poi ci sarà la classica regina margherita che verrà servita con l'utilizzo dell'olio di Esis dell'olificio Torretta e poi ci sarà una pizza un pochettino più composta che noi abbiamo chiamato scostumata. Ci sono pomodorini gialli, guanciale di cinta senese, aneto e buccia di limone. Sopra verrà messo, diciamo, l'olio sempre extravergine d'oliva dell'olificio Torretti, che è il Teta. E le birre? Le birre verranno accompagnate, tutti i piatti verranno accompagnati da degustazione di birre, che è la Mena Brea Light, che verrà, che accompagnerà, diciamo, il piatto con il baccalà. Poi c'è la Mena Brea Pils, che accompagnerà la scostumata, e c'è la Mena Brea Weiss, che accompagnerà la margherita. Per finire ci sarà una crostata di frutta fresca di stagione che abbiamo preparato noi. La cappelluccia, la storia della cappelluccia è una storia un pochettino, è abbastanza vecchia, diciamo che dalle ricerche che io ho effettuato all'interno dell'archivio storico di Caserta ci sono già prime tracce di questo edificio nel fine Settecento, perché nella zona ci fu un'epidemia non ben decifrata, si suppone che sia colera, e difatti ho trovato, diciamo, la dieta che i dottori prescrivevano, diciamo, agli ammalati che venivano ricoverati in questo sito. Poi negli anni è stata usata sempre come ricovero, già quando ci fu l'epidemia di peste era stata ricoverata gente del luogo ammalata di peste che veniva curata dalle suore, però non sono riuscito a trovare, diciamo, l'ordine che gestiva, diciamo, questa cappelluccia. Poi è stata usata, diciamo, fino al 1960-65 già come cappella propria, si celebrava messa regolarmente la domenica. La prerogativa strana è che aveva praticamente l'entrata alle spalle dell'altare, perché l'entrata è questa, che poi è stata chiusa dal proprietario per questione di ordine, perché altrimenti sarebbe entrato chiunque, ha fatto il muro e chiuso la porta. L'altare era messo qua e quindi la gente entrava dall'altare. Dove c'è il forno adesso c'era la sacrestia, e poi dove c'è la sala nuova adesso c'era un deposito che le suore usavano per le derrate alimentari.